Buongiorno a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. La sera, voi vi ricordate che dovremmo parlare di Tommaso Didimo, l'ultimo stregone pagano, e invece questa sera, come spesso ormai accade, facciamo un'altra eccezione. Perché? Perché dobbiamo parlare di un'altra cosa, di un fatto anche di cronaca, che però ci dà lo spunto per riuscire a comprendere la posizione della stregoneria, del paganesimo politeista, al rispetto delle cose che tutto sommato sono abbastanza importanti perché appartengono alla vita quotidiana. Allora, io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Di cos'è che vogliamo parlare? Vogliamo parlare di un fatto di cronaca che è avvenuto nel Trevigiano. Un fatto di cronaca di cui una radioascoltatrice aveva anche accennato nella prima trasmissione. Ed è: uccide il padre schiacciandogli la testa sul selciato. È caduto ieri mattina a Mareno di Piave. Sto leggendo dal Gazzettino del 23 marzo del 2000. Un grosso centro alle porte di Conegliano. La tragedia si è consumata proprio sul sacrato della chiesa parrocchiale, a pochi metri dall'abitazione del parricida. Pietro Battistella, 24 anni, residente con la famiglia in via Ungheresca, 16, dopo aver sferrato dei pugni al genitore, gli ha sbattuto la testa sul selciato fino a fargli perdere conoscenza. Questo è il fatto di cronaca. E il fatto di cronaca in se stesso non è rilevante, se non fosse per tutta una serie di dichiarazioni, tutta una serie di cose che sono intervenute proprio ad incidere su quello che a noi interessa. Pietro, sempre leggo dal Gazzettino del 23 marzo del 2000, Pietro dava segni di squilibrio, dice il parroco Don Dafre. La mamma era giunta alla convinzione che fosse posseduto dal demonio, al punto che recentemente aveva contattato un esorcista. Sì, attenzione, siamo al 23 marzo del 2000, cioè praticamente il fatto è avvenuto il giorno prima. E immediatamente il Gazzettino chi è che intervista? Qualcuno che appartiene alle organizzazioni criminose tipo il CRIS. E infatti dice: sì, il fenomeno dei movimenti religiosi alternativi è in piena espansione ormai da anni anche nella sinistra piave del territorio della diocesi di Vittorio Veneto e coinvolge di fatto centinaia di persone di tutte le età. Si tratta di una tale professoressa Bellina Faraon di Vittorio Veneto, dal 97 presidente del gruppo ricerche e informazioni sulle sette, il CRIS. Vi ricordo che non è un gruppo di ricerca ma è un gruppo di destabilizzazione istituzionale. Della diocesi di Sant'Iziano, ribadisce le dimensioni di una realtà diffusa nei centri urbani. Allora già fin dal primo articolo si vuole imputare questo tipo di attività a delle organizzazioni religiose alternative. E fin dal primo articolo il Gazzettino interviene intervistando questi personaggi che imputano questo alla religiosità alternativa. Bene, andiamo avanti un attimino e abbiamo il parere dell'esorcista. Abbiamo sempre dal Gazzettino del 23 marzo del 2000, dice: nel Triveneto sempre più persone chiedono di allontanare Satana. Con la mia esperienza posso testimoniare che il fenomeno dell'ossessione del demonio è in aumento tra la gente di tutte le età e un po' dovunque. Come mi confermano anche i sacerdoti delle altre diocesi del Triveneto. Questo personaggio, tale Giorgio Magatton, è da 3 anni parroco di Musolente, in provincia di Treviso, in provincia di Vicenza, diocesi di Treviso, ed è delegato dal vescovo Magnani a compiere gli esorcismi contro il maligno. Allora, abbiamo visto che fin dal primo giorno in cui si dà le notizie, si comincia a dare la notizia di questa morte, la notizia di questo disastro, di questo omicidio, come un accanimento rispetto ai gruppi religiosi alternativi. Naturalmente questo ci lascia un po' perplessi. E i giorni passano,
lo stesso giorno sulla Repubblica, giovane uccide il padre, per lui era un indemoniato. Attenzione però, i giorni passano e passa il giorno dopo e siamo al 24, marzo. E cosa dice la Nuova Venezia? Quella pazzia scambiata per il demonio. E qua si comincia un attimino a cambiare. Questo ragazzo era pazzo o era indemoniato? In paese, povero ragazzo, sapevano tutti che era malato mentale. Cioè praticamente quella che è stata l'azione di uno che era considerato un malato mentale viene usata, strumentalizzata per colpevolizzare le religioni alternative, il pensiero alternativo, il pensiero di libertà delle persone. Cioè è tanta feroce il bisogno di sottomettere, il bisogno di stuprare gli individui, il bisogno di terrorizzare qualsiasi cosa si muove sul territorio, che subito, come è avvenuto un fatto, si è partito a colpevolizzare le persone e immediatamente dopo si scopre che il ragazzo era malato. Ma noi andiamo un pochino più avanti. Nel reparto psichiatrico di Conegliano, Pietro Battistella, sempre dalla Nuova Venezia del 24 marzo del 2000, Pietro Battistella, il 24enne di Bocca di Strada, che mercoledì ha ucciso il padre, sul sagrato della chiesa della frazione, dorme imbottito di sedativi. Quando si sveglierà, qualcuno dovrà spiegargli ciò che ha fatto. Non sopportava più di essere trattato da indemoniato. Cominciamo intanto a capire questo. Cioè qualcuno lo stava colpevolizzando e stava dicendo: tu sei un indemoniato, tu sei un indemoniato, tu sei un indemoniato. Cioè c'era un'attività di ossessione di persone che gli stavano attorno, che accusavano i suoi gesti e le sue azioni, accusando di essere un indemoniato. Per cui abbiamo un'attività ossessiva nei suoi confronti delle persone che gli stavano attorno. Che Pietro era indemoniato erano i suoi parenti. Dopo un pellegrinaggio tra madri badesse ed esorcisti. Bene, e qua cominciamo a capire chi è che entra in gioco: madri badesse ed esorcisti. E lo ribadiscono ancora oggi, Bocca di Strada, il giorno dopo: non cercatevi Belzebù, questa è una storia di follia. Non cercate qui i crismi di una comunità debole che cerca rifugio dall'esorcista per non ammettere la realtà di un figlio schizofrenico. Debole era ed è quella sciagurata famiglia che ora piange un padre morto e un figlio piantonato. Sono stati Battistella a cercare lontano da sé e dall'oscuro luogo della follia le cause delle stranezze e delle violenze di Pietro. Cosa di meno sondabile e più alto de Satana? Certo, poi si può parlare di una comunità che in 35 anni è passata, eccetera, e poi c'è una piccola analisi. E vediamo il racconto di Antonella Battistella, sorella del parricida, fatta alla Nuova Venezia del 24 marzo del 2000. Il giorno prima della tragedia, Pietro, erano stati fatti 4 esorcismi a distanza. 4 esorcismi a distanza. Pensate un po', per riuscire ad ottenere di fargli 4 esorcismi a distanza, quanto psicologicamente questo personaggio è stato massacrato all'interno della famiglia, proprio dalle sorelle e dalla madre, mentre il padre lo prendeva in giro perché lui al demonio non ci credeva. Anche mercoledì molta gente al centro di Santa Giustina stava pregando per liberarlo dai demoni. Molta gente lo accusavano di essere indemoniato, molta gente lo avevano offeso, molta gente stavano pregando per liberarlo dai demoni. Per cui pensate un po' che razza di situazione questo personaggio stava vivendo. E poi vedremo con la sua malattia come questa situazione va ad incidere. Antonella, la sorella del ragazzo che l'altro ieri ha ucciso il padre a Bocca di Strada, racconta il retroscena del delitto. Spiega la difficile storia di Pietro, che ha soffocato il genitore davanti alla chiesa. Il ragazzo giorni prima aveva incontrato un sacerdote che aveva confermato: è posseduto dal demonio. Cioè questo disgraziato, questo fetente, questo lazzarone, ha emesso una diagnosi medica.
Fare diagnosi mediche in questo paese è un reato, chiaro questo. Ma lui è un esorcista, lui ha il concordato con lo Stato italiano e la fede non si discute. Per cui dal punto di vista giuridico non si può dire niente. Ma fare una diagnosi medica è un reato. Perché se lui invece di dire è malato, è indemoniato, avesse detto portato dallo psichiatra, le cose sarebbero andate diverse. No, aveva bisogno di colpevolizzare qualcuno, di sottomettere qualcuno, dunque lui era indemoniato. Il 24enne Pietro Battistella era in realtà, attenzione, sto leggendo sempre dalla Nuova Venezia del 24 marzo del 2000, affetto da gravi problemi psichiatrici. Gli era stata diagnosticata una schizofrenia. Antonella, dopo aver letto i giornali, ha così deciso di raccontare quella che lei definisce la verità sulla malattia di Pietro. Mio fratello non era malato da anni. Fino a pochi mesi fa aveva addirittura un lavoro e i suoi problemi erano iniziati quando ha cominciato a frequentare due persone, Mogliano e Mestre. Poi vedremo i nomi anche di queste persone, ma tutto sommato è abbastanza irrilevante, però ne parleremo. Dunque, il reparto di psichiatria di Pietro Battistella non ha ancora parlato né col giudice né con niente. Ci ha pregato di far. Allora, vediamo un attimo. Dice sempre la sorella: sono state proprio queste due persone a sconvolgere la vita e la mente di Pietro finché una sera è come impazzito. È successo circa un anno fa. Mio fratello tornava da una seduta spiritica Mestre dove mi raccontò che qualcuno, mettendogli la mano sulla fronte, gli disse: ora sentirai la voce degli angeli. Da quel momento ha cominciato ad essere perseguitato dalle voci, le sentiva sempre di giorno e di notte, lo terrorizzavano. Una delle forme psichiatriche della schizofrenia, cioè una delle manifestazioni della schizofrenia, è appunto quella di sentire le voci, e poi vedremo cosa ne dice la stregoneria di questo. Lo terrorizzavano anche quella volta che con l'auto viaggiò in retromarcia per 2 chilometri. Pensa, le voci gli hanno detto: se vai avanti andrai all'inferno. Pensatevi che razza di condizionamento educazionale, che massacratura questo ragazzo ha subito, malato di schizofrenia. La schizofrenia, questo tipo di schizofrenia, fra le altre cose, è ereditario, o comunque ha delle forme, ha delle ipotesi di ereditarietà che sono, non dico da sottolineare, ma quasi, cioè, sono quasi da accettare come vere. Tanto per cui gli effetti di schizofrenici li aveva già latenti. Semplicemente dopo, in situazioni emotive molto forti, questi effetti latenti vengono a scaricarsi. Gli dicevano: se vai avanti, dopo mesi di tormenti, ricoveri e ricadute, io, mia madre e mia sorella abbiamo deciso di scrivere a un sacerdote esorcista di Roma, raccontandogli tutta la situazione di Pietro, anziché portarlo in ospedale psichiatrico, no? La gente che frequentava e anche i suoi strani comportamenti. Si tratta di una persona molto conosciuta, eccetera, di un disgraziato che doveva chiaramente sottomettere le persone. Ci ha detto che ci voleva una conversione e degli esorcismi. Così, 15 giorni fa, ci siamo rivolti alla badessa di San Giacomo di Veglia. A lei abbiamo mostrato la foto e anche lei ci ha confermato che mio fratello era posseduto dal demonio. Cosa ha fatto questa donna? Ha portato la foto del fratello alla badessa e ha detto: sì, certo, questo è posseduto dal demonio. E che cosa fanno i maghi in televisione? Vi fanno dare la foto e vi dicono: sì, certo, tu hai il malocchio. Che differenza c'è fra le due cose? A casa mia nessuna. Voi traete le vostre conseguenze. Ma lui non ci credeva. L'unico in famiglia a non crederci era mio padre Iseo, ma lui non era credente e non prendeva sul serio certi atteggiamenti di Pietro. Probabilmente era ignorante e non riusciva a capire che il ragazzo aveva bisogno di aiuto, aveva bisogno di supporto medico. Alcune volte lo provocava, diceva che l'avrebbe ammazzato se non la finiva con certe storie. Al reparto di psichiatria dell'ospedale Conegliano, dove si trova ricoverato in stato di arresto per omicidio volontario, Pietro Battistella non ha ancora parlato. Il pubblico ministero Bruno Bruni, che coordina le indagini, è prudente. Il ragazzo non era né interdetto né inabilitato e quindi non aveva tutori o curatori con relative responsabilità.
Cioè, nonostante il ragazzo fosse stato già dichiarato, il medico aveva conosciuto il giovane durante una precedente ricovero di disturbi schizofrenici, era stata la diagnosi, il ragazzo non era ancora stato, non gli era ancora stato nominato un tutore, praticamente era lasciato da solo, in balia con queste deficienti di sorelle, questa deficiente di madre, che l'unica cosa che era capace di andare in cerca era di un esorcista. Cioè, veramente una cosa folle. E vedremo come questo è uno degli effetti scatenanti, proprio degli effetti della schizofrenia. Allora, questa è la storia in generale. Dopodiché andiamo avanti col gazzettino del 25 marzo del 2000. Il delitto di Mariano di Piave, il GIP convalida l'arresto. È omicidio, non credo all'indemoniato. No, le sorelle continuano a dire: nostro fratello non è psichicamente malato, ma è una persona indemoniata praticamente. Non so come si faccia di una cosa del genere, se non quando si ha paura. Al fratello posseduto dal demonio credono senza alcun dubbio, è una questione genetica, gli era stata trasmessa dal padre. Cioè, probabilmente la schizofrenia, la possessione non esiste, cioè dal punto di vista della stregoneria non esiste nel modo più assoluto il caso della possessione. Ricordate che la possessione da parte di un ente esterno, di un essere della natura, è impossibile, ma è impossibile proprio per l'esistenza del soggetto, per cui è una cosa assolutamente inventata, e vengono usate alcune patologie mediche, alcune patologie psichiatriche per far credere che ci sia la possessione, ma in realtà la possessione non può essere. È solo un'idea fantasiosa di chi vuole mettere in ginocchio bambini davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra e inventa cose per terrorizzare. È chiaro questo? La possessione non esiste. Allora, i familiari avrebbero tentato prima di contattare un esorcista di Pordenone e poi uno di Belluno, l'unico che una settimana fa avrebbe sottoposto il giovane a una seduta. Nel frattempo si erano rivolti a un esorcista di Roma, Don Gabriele Amorti, che il 23 febbraio aveva risposto ad Antonella con una lettera nella quale le consigliava di intervenire immediatamente. E uno dei primi passi era buttare via tutti i libri di magia. Questo è infatti. Dopodiché andiamo avanti con la Nuova Venezia del 25 marzo del 2000. E veniamo a sapere che Pietro era posseduto da 100 demoni. Parlano le sorelle parlano dell'omicidio con tenerezza, non se ne fregano niente del padre, probabilmente le ha anche liberate dal padre. Milioni al pranoterapeuta, e qua comincia a saltare fuori il discorso dei pranoterapeuti. Pietro comincia ad avvicinarsi al mondo del paranormale a 18 anni, ma è l'11 marzo del 99 che la situazione precipita. Il giovane va da un pranoterapeuta di Mestre, racconta alle sorelle che gli ha fatto sentire le voci degli angeli. Allora, già dalle sedute spiritiche dei primi articoli passiamo a un pranoterapeuta che gli ha fatto sentire le voci degli angeli. E già, ci sono due versioni discordanti. Da quel momento, spiego alle ragazze, Pietro è stato perseguitato dalle voci, le sue condizioni peggiorano, non mangia più, non dorme più. I demoni non lo lasciavano né dormire né mangiare, dice Antonella. Pietro comincia a rompere gli oggetti. Guardate che quando uno schizofrenico di quel tipo che sente le voci, gli prendono proprio le crisi, spacca tutto ed esprime una forza che è spaventosa, cioè quasi infermabile, almeno da persone normali. Rompe gli oggetti, anche quelli a lui più cari, come l'orologio, il cellulare. Qualche giorno prima del delitto spezza l'antenna del telefonino. Noi lo lasciavamo fare, ci aveva detto che era meglio, ci avevano detto che era meglio così. Il giovane alza le mani anche sulle sorelle, loro non reagiscono. C'è un esorcismo in corso e bisogna rispettare le regole, capito? Non chiamano la polizia, non chiamano il medico l'USL. No, c'è un esorcismo in corso, per cui che la crisi vada avanti, che la crisi si esprimi, che spacca tutto, che picchi. Chi non lo fa è Iseo, che punzecchia Pietro, lo allontana col bastone, dice di non credere né in Dio né in Satana. Sabina e Antonella invece ci credono, e come. Nell'ottobre del 98 hanno anche aiutato economicamente il fratello Pietro, doveva infatti diplomarsi in pranoterapia. Aveva fatto un esame, raccontano le ragazze, dopo un corso di 2 anni, il costo 6 milioni in tutto.
Beh, quasi quasi a quella cifra mi metto a fare corsi anch'io, e magari sono un po' più seri. 6 milioni in tutto. Sabina ne aveva messi 2. Chi ha incassato quella cifra? Gli investigatori dovranno far chiarezza. Le sorelle raccontano di alcuni pranoterapeuti frequentati in passato da Pietro, di Andrea Penna di San Bughè e di Paolo Righetto di Mestre. Allora, chiariamoci una cosetta: i pranoterapeuti, i truffatori esistono sotto tutte le salse, e scopo del truffatore è quello di trovare il pollo da truffare. Per cui che uno faccia il pranoterapeuta, faccia il mago, faccia l'esorcista o faccia qualunque, è sempre un truffatore, è chiaro questo, al di là di come si presenta e di come si manifesta. Bene, fin qua tutta è la storia, e naturalmente, siccome a qualcuno gli prendono anche i pruriti sessuofobici, ecco che la Nuova Venezia, il 25 marzo del 2000, dice: al setaccio il mondo dei santoni, gli investigatori, il giovane forse plagiato da persone di pochi scrupoli. Sì, tutti gli esorcisti e le sorelle che si mettevano in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra. Cioè, questo è il plagio che è avvenuto. Per quanto riguarda poi i vari personaggi che si sono presentati, i vari personaggi hanno potuto presentarsi soltanto perché il ragazzo era già plagiato. Cioè, il ragazzo era in ginocchio e il ragazzo era convinto che quello che lui percepiva erano i demoni. È chiaro questo? Questa è la situazione in cui questo personaggio, in cui questo ragazzo viveva in questa famiglia. Ora, proviamo un attimino a leggersi dal medico in casa un breve assunto della schizofrenia. Che cos'è la schizofrenia? Dice: è una malattia mentale ereditaria, cronica, con episodi acuti ricorrenti per tutta la vita, che inizia nell'adolescenza o nella giovinezza e che colpisce dal 2 al 5% della popolazione, senza differenza fra i due sessi. La sicura importanza dell'ereditarietà, cioè che ha anche effetti ereditari, che giustifica l'ipotesi di disturbi dei neurotrasmettitori cerebrali, non esclude, attenzione, l'importanza dei fattori ambientali, anche se questi ultimi sono sempre difficili da valutare. Praticamente, cosa significa tutto questo? Che la schizofrenia è un modo diverso di percepire e di leggere e di interpretare la realtà che ci circonda. I fattori ambientali, i fattori educazionali, sono quelli che danno la direzione in cui quanto si percepisce all'interno di neurotrasmettitori indicano. Faccio un esempio. Spesso chi era affetto da queste malattie, specialmente nei paesi africani, nei paesi tribali, diventava un comunicatore fra la tribù e gli spiriti, perché aveva una dote quasi naturale di percepire le voci del mondo circostante. Ora la scienza dirà: no, non sono voci del mondo circostante, perché in effetti non sono realmente voci del mondo circostante, ma sono interpretazioni soggettive che ne dà l'individuo di fenomeni che normalmente leggerebbe in maniera diversa. Il problema è che è la lettura del fenomeno la cosa centrale. Cioè, se io sono abituato a sentire delle voci strane e dico: sono voci strane, sono cose che non mi riguardano, non ci do valore, cioè queste voci non incidono sul mio comportamento. Se invece affermo: quelle voci sono messaggi di Dio, dei demoni, degli angeli. Perché? Perché sono stato massacrato da un ambiente cattolico che mi ha costretto a pensare e a leggere i fenomeni che mi arrivano in quella forma, io vado fuori di testa. In quel momento io interpreto la parola di Dio, la parola dei demoni, la parola degli angeli. Ma l'elemento centrale è sì
la percezione schizofrenica che ne dà il soggetto di una realtà che potrebbe essere anche prodotta da lui stesso, per la scienza è prodotta dal soggetto stesso, non è prodotta da fenomeni esterni. Ma l'elemento scatenante, l'elemento che ne rende il soggetto asociale, non è la crisi in se stessa, ma è la qualità della crisi che arriva a meno male il soggetto come soggetto sociale. Per cui interpretare quelle voci come messaggi di Dio, degli angeli, eccetera, portano alla sottomissione. E questa interpretazione, questa lettura delle voci è determinata esclusivamente dal terrorismo con cui la Chiesa Cattolica costringe bambini in ginocchio. È chiaro questo? Costringere bambini in ginocchio porta nel 90% dei casi a delle persone che, vabbè, possono anche uscire dalla religione cattolica, possono anche prendere altre strade, comunque per cammini duri possono anche farcela. Ma nella maggior parte dei casi in cui i bambini hanno dei problemi di natura schizofrenica, dei problemi di natura caratteriale, dei problemi di natura psicologica, l'educazione cattolica va a distruggere la qualità di costruzione del bambino. Per cui il primo responsabile di tutto questo sta nella casa del ragazzo, sta nelle sorelle e nella madre che lo hanno massacrato. Perché quando uno è affetto da schizofrenia, ogni schizofrenico, innanzitutto ha un'intelligenza estremamente sviluppata, ha una capacità di lettura del mondo estremamente viva e ha una sensibilità molto potente. Questa sensibilità viene stuprata, se non avete capito, stuprata dal condizionamento educazionale cattolico, che ha un solo bisogno: costringere le persone in ginocchio. Ma se costringere le persone in ginocchio è qualcosa di che fa con tutte le persone, con le persone particolarmente sensibili si accanisce in maniera militare. Cioè queste persone sensibili percepiscono il terrorismo della costrizione in ginocchio a livello militare, cioè a livello di violenza. E questa violenza si inserisce dentro di loro. Ed ecco allora che da un lato c'è la debolezza del ragazzo, c'era la base schizofrenica del ragazzo, e dall'altro lato c'era il terrorismo cattolico che si è imposto sul ragazzo. Per cui i primi responsabili è il prete, il primo responsabile è la famiglia cattolica, il primo responsabile è il macellaio di Sodoma e Gomorra, il primo responsabile è il pazzo di Nazareth. Questo è il responsabile di quell'omicidio. E andiamo ancora avanti con quanto ci dice sempre il medico in casa. Il termine schizofrenia proviene dal greco e significa etimologicamente spaccatura della mente, ovvero dissociazione fra pensiero e sentimenti. La schizofrenia è caratterizzata da un disordine dell'attenzione e del pensiero critico, accompagnato da allucinazioni e incapacità a distinguere gli eventi immaginati da quelli reali. Incapacità a distinguere gli eventi immaginati da quelli reali. È chiaro questo? Le crisi schizofreniche possono insorgere all'improvviso o gradualmente in individui già in precedenza non perfettamente normali e socialmente poco inseriti. Durano da alcune settimane ad alcuni mesi e tantomeno quanto meglio sono trattate con farmaci. I farmaci che vengono usati dalla schizofrenia non fanno altro che rompere una parte dei collegamenti cerebrali in pratica. Cioè, praticamente quello che sono le voci, quello che sono gli effetti scatenanti vengono rotte dai farmaci. La schizofrenia, quando le crisi regrediscono, il paziente rimane tranquillo, ma non si potrà mai dire che sia guarito del tutto. La schizofrenia si manifesta in modi diversi e i pazienti possono avere un comportamento paranoico o catatonico o ebefrenico. Tre varietà della schizofrenia caratterizzate rispettivamente da mania di persecuzione, immobilità e fissità da statua e aggressività ed estraneamento dalla realtà. Per cui in questo ragazzo c'erano due componenti, c'erano periodi di immobilità e c'erano scatti di aggressività. La schizofrenia deve essere distinta da altre psicosi, come la psicosi maniaco-depressiva.
E dopo c'è lo trattamento, lo schizofrenico deve essere affidato al psichiatra e spesso negli episodi acuti deve essere ricoverato. E il farmaco più usato, eccetera. Cioè, ci sono tutta una serie di farmaci, c'è stata un'evoluzione della medicina da 40 anni a sta parte che io sappia sulla schizofrenia. Ora, è facile condizionare una persona malata e costringerla in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra, ma è infame farlo, è infame tutta l'attività dei cattolici nei confronti dei bambini, e questa è la loro infamia, perché queste sono le cose che producono. So ben frettamente che la magistratura non andrà mai a inquisire l'esorcista o il parroco o la famiglia che ha messo in ginocchio il ragazzo. Perché questo? Perché l'ignoranza non è reato. Cioè, essere ignoranti rispetto alla medicina, essere ignoranti rispetto alle problematiche della vita, socialmente non è considerato un reato. Pertanto si presume che l'ignoranza non dà adito ad arresto, non dà adito a persecuzione giuridica. Diverso è il discorso che stanno facendo nei confronti dei pranoterapeuti con cui il ragazzo è venuto in contatto. Perché questo? Perché potrebbero avergli truffato dei soldi. Ma questa è l'unica cosa. Scusate, vediamo un attimo solo, abbiate pazienza che... Bene. Buon, sono qua. Allora, l'unica cosa che potrebbe avere è su questi, ma perché gli hanno truffato soldi? Solo se c'è stato azione di truffa. Per quanto riguarda poi lo scatenamento delle crisi schizofreniche, questo può avvenire in qualsiasi situazione emozionale. Noi troveremo molte persone che partecipano a sedute spiritiche e hanno dopo effetti strani. Ma non hanno effetti strani perché hanno partecipato a sedute spiritiche, ma perché hanno avuto un coinvolgimento emozionale estremamente forte. Questo può avvenire in qualsiasi situazione, può avvenire in chiesa pregando, può avvenire in concentrazione, in meditazione, può avvenire in qualsiasi situazione in cui ci sia un grande coinvolgimento emotivo in presenza di instabilità psichica. E questo qua è uno dei problemi, uno dei più grossi problemi che ha la stregoneria in generale. Perché? Perché se da un lato chi ha delle alterazioni psichiche ha una fortissima sensibilità rispetto al mondo esterno, cioè è sensibilissimo al mondo esterno e può anche avere tutta una serie di percezioni che altre persone non hanno, manca della disciplina per essere cosciente quando ha quelle sensazioni e riportarsi all'interno della ragione, all'interno del mondo quotidiano. Mancando della disciplina rischia di perdersi, rischia di aver bisogno effettivamente di farmaci, rischia di andare fuori di testa. Ed è uno dei problemi più grossi della stregoneria. Perché? Perché quando noi in stregoneria abbiamo ci sono le pratiche per alterare la percezione o per arrivare in mondi strani, facciamo degli sforzi che sono immani, cioè degli sforzi che durano anni. Quegli sforzi che durano anni, è vero che tutti quanti direbbero, vorrei che arrivasse immediatamente la sensazione, vorrei che immediatamente imparare a sognare, vorrei immediatamente tuffarmi nella luna, vorrei immediatamente tuffarmi nell'infinito. Però se avvenisse immediatamente non ci sarebbe la disciplina per farlo. Mentre invece, impiegandoci anni, si convince la propria ragione, cioè si convince noi stessi, che sì, ci si può tuffare nell'infinito, sì, ci si può tuffare nel sognare, ma si deve anche tornare. E si riesce ad avere la disciplina sufficiente per sapere che quello è il sognare, che quelli sono mondi diversi, che quelle sono voci diverse di un altro mondo e non sono le voci del demonio, non sono le voci di Dio, sono altre cose. Per cui in stregoneria tutto ciò che avviene, avviene attraverso il mutamento. Quando le cose avvengono immediatamente, l'individuo non ha la disciplina sufficiente per riuscire a controllarle. Per cui in stregoneria è un grossissimo problema.
che queste persone poi siano facilmente coinvolgibili in cose strane, beh, lo hanno dimostrato qua le sorelle con l'esorcista, che si sono permesse di insultare la debolezza psicologica del ragazzo, portando da una badessa, portare la fotografia tipo quella che si fa dai maghi in televisione o tipo quella che si fa dall'esorcista. Come avviene l'esorcismo? Come avviene l'esorcismo? Per capire che il malcapitato è davvero... dunque, vediamo un attimo. Il capitato è davvero un ossesso, il rituale ha un preambolo che elenca gli indizi. Vi ricordo che sull'Espresso di questa settimana c'è un articolo sugli esorcisti. Parlare lingue sconosciute, emettere voci cavernose, sprigionare una frenetica forza fisica, ogni schizofrenico lo fa nei momenti di crisi, mostrare una violenta avversione a Dio, a Gesù e alla Madonna. Figurati se sto ragazzo non li bestemmiava in con le sorelle e il prete e tutto quello che gli hanno fatto. Per autodefinirsi demonio bisogna avere una tradizione cattolica, a meno che uno non abbia una tradizione pagana del Daimos, del Dio che cresce dentro, che però non credo che culturalmente ci sia questa idea. Autodefinirsi demonio e darsi anche un nome: Lucifero, Satana, Asmodeo. Difficile dubitare, dice l'esorcista, quando tutti questi indizi si manifestano assieme. In ogni caso, durante l'esorcismo ogni dubbio cade. Se il diavolo c'è, lì non ha scampo. È gioco forza che si riveli. Come è fatto il rito? Segni di croce, imposizione delle mani, soffi, espersioni di acqua benedetta e di parole, litanie dei santi, dei salmi, brani del Vangelo. Oh, siamo chiari, diciamocelo chiaramente in faccia, è una cagata pazzesca. Cioè, se c'è qualcosa che prende per il culo quello che è le persone e il loro essere, è proprio questa. E come funziona sta robaccia? Rispetto a cosa funziona? È rarissimo, dice sto personaggio, il buon esito in qualche mese. Raro in un anno o due, vorrebbe vedere. Ad un certo caso, per un caso di media gravità, occorrono 4 o 5 anni. Siamo al lettino del psicanalista qua, più o meno. Con un esorcismo alla settimana, dice Amort, un caso. E gli dicono, diciamo, e le altre 99 pecorelle, 1 su 100? Beh, gli altri 99 su 100 le mandiamo dagli psichiatri. O più semplicemente le congediamo con una benedizione. Attenzione. Come capitò a Barbara Palombelli. Barbara Palombelli, stando a quanto ha rivelato il 13 marzo scorso sulla Repubblica. Attenzione. Il sacerdote mi disse che avevo il malocchio e che me lo avrebbe tolto. Cioè, praticamente il prete fa le benedizioni per togliere i malocchi. Veramente qua siamo... Cioè, non so... Se i maghi della televisione possono essere imputati di circuire la credenza popolare, beh, la credenza popolare nasce proprio da ste robe, cioè nasce proprio dal cattolicesimo. Tutto quello che è la superstizione è il prodotto del cattolicesimo. C'era anche nel paganesimo una volta, ma era secondaria tutto sommato. Il cattolicesimo ha preso la superstizione e l'ha elevata a comportamento quotidiano. E dopo ci meravigliamo di cosa combina. Dopo ci meravigliamo se 700 persone vengono ammazzate in Uganda per i 10 comandamenti di Dio, con dei cattolici scomunicati, dice uno delle ultime repubbliche. O ci meravigliamo se 70 altri cristiani vengono prima rapinati dei beni e poi convinti a morire di fame in Perù. Perché
meravigliarsi di questo. E questo è il cristianesimo. Questo è il cattolicesimo. Questo è il cristianesimo. Perché quando bruciavano le streghe, non le bruciavano anche per portargli via i beni? Allora accade o accade ora? Accade ora in Uganda o è accaduto allora? Che differenza ci sta fra voi? In tutti, attenzione, Stefano Ferracuti, psichiatra, ha studiato 11 casi catalogati dagli esorcisti di chiesa, tra i posseduti del diavolo. In tutti ha riscontrato una personalità doppia, ricordate la schizofrenia? Di cui la seconda identificata col diavolo. 8 di loro avevano preso parte a culti di sette sataniche. Guarda, guarda chi ti salta fuori ancora i cattolici. Eh sì, perché chi crede in Satana, se è un cattolico, pagano, non arriverebbe mai. Parte Marco Dimitri di Bologna, e lui il respiro del mondo lo chiama Satana perché è l'avversario della vita, ma e se fosse l'unico caso di satanista pagano, penso che ci sia in giro, anche se da prendere con tripla pinza, però è comunque questo. E questi qua andavano effettivamente a credere che esisteva Satana, e Satana come nemico di Dio, dunque credevano in Dio, dunque erano cattolici. E tutti erano convinti che l'esorcismo cattolico fosse il giusto rimedio alla possessione. Cioè si era talmente cattolici che sì, aveva creduto in Satana, ormai si era posseduto, però solo il cattolicesimo poteva eliminarli da Satana. Per cui erano cattolici. Insomma, è proprio necessario chiamare in causa il diavolo. Attenti, la sua mossa più astuta è farci credere che lui non esiste. E qui siamo alla demenza. Dopodiché, quell'articolo sempre sull'Espresso finisce un attimino dicendo: grazie al lettino Carl Jung e Sigmund Freud, e alle anche grazie alla psicoanalisi, il diavolo ha trovato cittadinanza. In realtà sia Jung, Freud che Reich erano tutti cristiani, cioè il loro cristianesimo era il loro condizionamento educazionale, per cui la lettura dei fenomeni cercarono di leggerli coi termini cristiani. C'è un libro di Reich che è anche molto bello, molto importante, che è Dio, Etere e il Diavolo, in cui usa la simbologia cristiana, usa i simboli cristiani per definire delle patologie e degli scontri che ci sono all'interno dell'uomo. Per cui erano chiaramente dei cristiani, e in effetti quando il cristianesimo sta perdendo la sua logica interna, la sua logica culturale, esistono altre persone che hanno una cultura che però vorrebbero usare un linguaggio diverso, solo che hanno una cultura che è cristiana, tipo Freud, appunto, Jung, che dando delle immagini diverse, dando delle significazioni diverse a quelle immagini, praticamente non fanno altro che rinnovare l'immagine. Ma in realtà non è che Jung, Freud o Reich avessero immagini tipo il diavolo, Dio, eccetera. Cioè, le avevano a livello di condizionamento educazionale, però le usavano come simboli all'interno dei quali dare una significazione diversa di quello che era la vita. Allora, la responsabilità di tutto è dei cattolici, è del condizionamento educazionale che i cattolici impongono ai bambini, è la loro voglia, la loro bramosia di costringere i bambini in ginocchio a pregare il macellaio di Sodoma e Gomorra e il pazzo di Nazareth. Questa è la vicenda. È la vicenda di un ragazzo che aveva bisogno di essere aiutato e ha trovato degli stronzi e delle sorelle, una madre essenzialmente, a parte l'ignoranza del padre, che hanno saputo soltanto sputargli addosso e basta. Per cui è una vicenda un po' pietosa. Ed è squallido, veramente infame, operazione come quella che fa il Cris, come quella che fa sta gente, di imputare questo a chi cerca la libertà del pensiero religioso e a chi vuole fare propaganda della propria fede religiosa. Questa è infamia cattolica. E con questo io ho chiuso la mia dissertazione. Avete 10 minuti di tempo, se qualcuno vuole fare telefonate 049 700 700, 049 700 838. Ed è stato veramente... Pronto? Ciao Claudio, sono Tiziano. Ciao. Niente, io parlo come uno che pratica l'agguato e ti ho ascoltato questa sera soltanto perché sapevo che avresti parlato di questo argomento, perché di solito a quest'ora qui mi guardo la televisione, secondo me.
e avevi fatto una promessa che avresti approfondito la questione delle voci, perché, e io non sto parlando di dialogo interno, No. Hai capito? Perché cioè io questa cosa qui so che c'è, e mi piacerebbe sentirti parlare come avevi promesso avresti fatto. Cioè, secondo te che cos'è questa cosa? Metto giù perché mi dà fastidio la radio. D'accordo. Ciao. Allora, le voci sono di due tipi di natura. Dal punto di vista della scienza è interpretazione ed è elaborazione dei neorecettori del cervello della persona. In realtà, secondo la stregoneria, noi elaboriamo comunque dei fenomeni che da fuori arrivano all'uomo, solo che l'uomo rispetto a questi fenomeni normalmente è corazzato, cioè normalmente li ignora, e la parte interna del cervello è isolata con la parte esterna e non esiste collegamento. Il problema è che le voci che dall'esterno arrivano all'uomo non sono voci che parlano le parole, ma mandano dei messaggi, cioè mandano delle immagini, mandano delle sensazioni, mandano delle tensioni, mandano delle emozioni. Purtroppo la nostra ragione non è in grado di ritrasmettere o di leggere quelle emozioni per quelle che sono. Questa facoltà noi l'abbiamo persa, ci abbiamo perso la capacità di usare la nostra parte interna del cervello. La ragione deve interpretare, la ragione deve descrivere. Pertanto la ragione descriverà le sensazioni, le immagini, le emozioni che gli arrivano dal mondo esterno con ciò che lei è stata educata a descrivere, per cui ecco che magari una certa sensazione viene descritta come Dio che parla, Dio che dà il messaggio, ma la qualità del messaggio che arriva è determinata dal soggetto, cioè è il soggetto che crea quel messaggio partendo dalla sensazione che da fuori arriva all'uomo, ed è la mancanza di disciplina che poi porta a scatenare il soggetto. È chiaro che quando c'è schizofrenia è un casino. Pronto? No, io pensavo che tu sapessi le voci, hai capito? Che sono fisicamente udibili, cioè si sentono le voci. Benissimo, non è che sia una menata. Ma sono sensazioni, cioè non sono voci. Le voci le costruisco io, solo che dall'esterno io ho le sensazioni, non le voci. Le voci sono io che le elaboro, ma questo dipende dal mio silenzio, riuscire a capire qual è la sensazione. Allora niente, allora forse non siamo d'accordo sui termini. Va bene. Vabbè, niente, no, pensavo che la tua testimonianza fosse un attimo più... l'ho sentita troppo teorica, hai capito? Niente, scusami, pensavo di... No, figurati, scusate, ciao. Il problema è che quando qualcuno sente delle sensazioni, elabora degli effetti, elabora delle cose, le elabora perché è lui che le elabora. Cioè non si può mai dare ad una persona una verità. Se io vengo in contatto con degli esseri di energia, loro non è che mi danno delle voci, loro mi mandano dei messaggi, mandano delle sensazioni, mandano delle tensioni, mi mandano delle emozioni. Sono io che interpreto quelle emozioni per ciò che io sono e faccio il passaggio dall'emozione che percepisco a una descrizione, per cui a una voce, a un'immagine, a una sensazione tattile, a una sensazione di gusto, ma sono io che faccio questo tipo di elaborazione. Pronto? Radio. Secondo te ci sono forze negative che uno lo fa contro altre persone anche se non è per legittima difesa, e se secondo te possono essere cattolici oppure anche degli altre persone? Devo chiederti un'altra cosa, non mi ricordo più adesso. Vabbè, questo è il nostro... Dimmi. Sì, appunto, se ci sono le streghe che mandano queste negatività solo per legittima difesa oppure anche così, insomma. Va bene. Ciao, grazie. Ciao. Allora, le negatività. Innanzitutto noi abbiamo un'energia vitale che è in movimento. Se noi fermiamo questa energia vitale, costruiamo una negatività dentro di noi. Alcuni esseri di energia si cibano di energia vitale stagnata. Noi in qualsiasi gesto emettiamo energia o togliamo energia all'ambiente. Quando io mi incazzo, quando io mi arrabbio, io butto dell'energia in ambiente. Se io ho di fronte un altro soggetto che ha un'energia diversa, lui prende un colpo e un'attacca della mia energia che ho emesso nell'ambiente va nella sua energia.
Questo può sia disturbare che non disturbare, perché se l'individuo pratica un po' di disciplina, quella energia negativa che io gli ho mandato, quella mia rabbia che io gli ho sparato addosso, lui se la elimina tranquillamente. Non esistono streghe che fanno del male, assolutamente, esistono semplicemente delle persone che cercano di costruire se stesse o delle persone che cercano di assoggettare delle altre persone. Costruire se stessi si butta fuori dell'energia molto dura e molto violenta rispetto al mondo che cerca di bloccare quelle che sono le tue trasformazioni, cioè che sta mettendo degli ostacoli. Sottomettere le persone significa agire per bloccare la loro energia. Ora, l'azione meccanica della sottomissione o l'azione educazionale oppure l'azione energetica sono in parallelo, cioè agiscono in sintonia. Non esistono, esistono delle negatività, ma le negatività noi le possiamo subire soltanto se ci sottomettiamo. Cioè, se io accetto tutto quello che viene dal mondo e mi sottometto rispetto a tutto quello che c'è dal mondo, qualsiasi cosa di negativo, qualsiasi cosa nera, io la assorbo. Ma se io prendo nelle mie mani la responsabilità della mia vita o comunque uso un po' di attenzione, un po' di determinazione, non esiste forme di negatività. Esiste forme di negatività soltanto quando io rinuncio a prendermi nelle mie mani la responsabilità della mia vita. Poi noi siamo circondati di esseri di energia, cioè gli esseri spiriti nascono in qualsiasi momento. Qualsiasi temporale, un vulcano, un maremoto, un terremoto, ci sono delle compattazioni di energia vitale e ci sono delle forme di energia vitale che prendono vita anche a livello sonnambolico, abbiamo anche detto anche ieri in conferenza da Silvano, prendono vita a livello sonnambolico, e questi esseri devono cibarsi di energia, cioè si cibano di energia vitale e si affezionano a quelle fonti di energia vitale che sono simili a quello che è il loro gusto, non è solo una questione di mangiare, è una questione di gusto. Soltanto che alcuni esseri che si cibano di energia vitale stagnata, che hanno bisogno di bloccare l'energia vitale, cercano di far credere, quando è possibile, quando trovano anche dei matti del genere, quando anche trovano qualche ispirato da Dio, o qualche profeta che parla a nome di Dio, di qualche salvatore che deve venire da fine del mondo, di sottomettere, di costringere le persone ad accettare la sottomissione. L'accettazione della sottomissione da parte delle persone blocca all'interno delle persone i flussi di energia vitale. Mettere in ginocchio le persone significa bloccare la loro capacità di determinare se stessi nella vita, significa bloccare i propri flussi di energia vitale, significa emettere energia vitale stagnata. Emettere energia vitale stagnata significa distruggere la vita. Allora, questo è il contesto in cui noi ci stiamo muovendo. Chiaramente la qualità delle voci che uno sente appartiene alla persona, ma appartiene alla sua disciplina oppure al suo condizionamento educazionale. Il suo condizionamento educazionale lo porta a leggere dei fenomeni che gli giungono in un certo modo oppure in un altro modo. Se una persona è disciplinata, se la persona ha imparato a prendersi nelle proprie mani la responsabilità della sua vita, se una persona ha imparato a chiamare le cose col loro vero nome per quanto gli è possibile, difficilmente qualcuno gli verrà a dire se Dio che te parla, dice Dio vai a fanculo. Però se una persona non ha imparato a dire a comportarsi in questo modo ed è convinta che Dio potrebbe in qualche modo rivolgersi a lui e parlargli, è pronta a mettersi chiaramente in ginocchio. Qualunque sollecitazione gli viene dall'esterno, arriva il matto che dice facemmo i 10 comandamenti, e la persona sì, facemmo i 10 comandamenti, ormai è la fine del mondo, e se fa bruciare vive in 700. Cioè, voglio farvi capire questo, la sottomissione non è l'arte di bloccare i flussi di energia vitale all'interno delle persone. Dopodiché noi siamo all'interno di un mondo vivente, cioè un mondo che manda sensazioni, che manda emozioni, che manda tensioni, che manda messaggi in continuazione agli esseri umani e a tutti gli altri esseri della natura e anche a quegli esseri che noi non consideriamo esseri della natura. Questo formicolio, questo calderone, questo crogiolo che continua a bollire continuamente, noi ne siamo sommersi. Sta a noi
saper scegliere quali messaggi ci sono e quali messaggi non ci sono, e questa è l'impeccabilità della stregoneria, questa è la capacità di prendersi nella propria mano la responsabilità della vita. Alcune persone non ce la fanno, alcune persone vengono travolte da questo, perché? Perché hanno condizioni di fragilità, oppure si trovano, come sto ragazzo, in condizioni insane, in condizioni malate, che oltre alla sua malattia aggiungono dell'altra malattia. Queste sono le condizioni della vita. Però l'importante nella vita è imparare a prendersi la responsabilità, cioè nelle proprie mani, la responsabilità della propria vita. Fare questo è un atto di assoluta volontà, fare questo significa mettere in moto la propria energia, fare questo significa che se tu senti le voci, non senti più Dio che ti parla o il demone o la Madonna, ma sentirai altre cose che puoi disciplinare meglio. Ultima telefonata, pronto? Fabio, volevo chiederti un'altra cosa, come mai si sente sempre più parlare delle donne streghe più degli uomini stregoni? Grazie. Questo ciao. Te lo dico, ciao. Ciao. Allora, io chiudo qui la trasmissione, però do una risposta brevissima. Le donne hanno le mestuazioni, le donne partoriscono figli, dunque le donne sono più potenti degli uomini. Quando l'energia vitale negli uomini tende a bloccarsi più facilmente, le donne, solo per il fatto di avere le mestuazioni, solo per il fatto di partorire figli o di avere la possibilità di farlo, hanno un'energia vitale estremamente più forte, per cui un'apertura maggiore nella percezione del mondo. Grazie ancora, io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica Vicenza. Grazie per avermi ascoltato e a risentirci a giovedì prossimo con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Grazie ancora.